tutti e bentrovati. Oggi vi parlerò di una ragazza americana, una normalissima ragazza americana, almeno fino al giorno in cui il destino ha deciso di cambiare le regole del gioco, compiendosi ormai più di 40 anni fa. È una di quelle storie che fa riflettere su come talvolta sia sufficiente trovarsi in un posto invece di un altro o in un momento invece di un altro e tutto cambia all'improvviso. La vita è così, lo sappiamo. Attraversa infinite sliding doors e le conseguenze che ne derivano possono essere tragiche, come in questo caso. Vi racconterò dei tanti colpi di scena che porteranno a risvolti inattesi, delle vite di donne e di uomini che si intrecciano, di persone buone e di anime perdute. Quindi, se siete pronti, partiamo. Vi porto a Las Vegas nel 1979. Più precisamente è il pomeriggio del 20 febbraio del 1979, quando tre ragazzini stanno facendo un'escursione all'estremità occidentale della città, in una zona desertica che lambisce le abitazioni più periferiche. Sapete che Las Vegas sorge in pieno deserto del Mojave, sbuca letteralmente dal nulla in un tripudio di grattacieli, di casinò, giochi d'acqua, torri dalle forme più disparate. È un incredibile colpo d'occhio, soprattutto se ci si arriva in auto. Nel 1979 Las Vegas conta circa un quarto degli attuali 650.000 abitanti. È la città americana con il più alto tasso di crescita demografico, ma nonostante questo, a Las Vegas, lo sappiamo tutti, ci sono più turisti che abitanti. Pensate che se ne stimano 40 milioni ogni anno. Il suo destino di capitale del divertimento e degli eccessi ha inizio negli anni 40, con la legalizzazione del gioco d'azzardo e con, a seguire, la costruzione dei primi hotel con casinò annesso. E pensate che solo 50 anni prima lì non c'era proprio nulla, se non alcune zone umide, da cui il nome Las Vegas, ovvero i prati. Ed è proprio grazie a queste oasi che alcuni pionieri cominciarono a fermarsi in quella zona, gettando le prime basi della comunità, che poi nel 1905, con la costruzione della ferrovia, verrà consacrata allo status di città. L'area metropolitana è tuttora in grande espansione e sottrae di anno in anno spazio al deserto. È un deserto fatto di distese infinite di sabbia rossa, di canyon, di formazioni rocciose, insomma paesaggi che tutti noi abbiamo visto e rivisto nei film. Ed è proprio in uno di questi paesaggi che stanno passando il loro tempo i tre adolescenti di cui vi ho accennato all'inizio, quando qualcosa di insolito attira l'attenzione di uno di loro. Alan Jones, questo è il suo nome, scorge in un avvallamento del terreno, una sorta di piccolo burrone verrà poi definito, quella che a una prima occhiata sembra una parrucca abbandonata lì tra i ciottoli e la polvere. Guardando più attentamente, però, il ragazzo si accorge che non si tratta di una parrucca, ma purtroppo di capelli veri. Sono i capelli di una giovane donna che giace lì a pancia in giù, palesemente priva di vita e semicoperta dal pietrisco in quello che pare essere un grossolano e frettoloso tentativo di occultamento. I tre corrono verso la Charleston, la statale che passa lì vicino, e intercettano un'auto della polizia. La scena del crimine si riempie in men che non si dica di squadre investigative, polizia scientifica, curiosi, giornalisti. Cosa che al giorno d'oggi verrebbe sicuramente scongiurata per salvaguardare privacy e prove, ma a quel tempo i protocolli e le procedure erano ben diverse. Dopo i primi rilievi, quelli da eseguirsi necessariamente in loco, i poveri resti vengono mandati in obitorio e l'identità della vittima è presto svelata. Si tratta di Kim Bryant, scomparsa letteralmente nel nulla da quasi un mese. Ma cosa sappiamo di Kim Bryant e soprattutto che cosa ci fa riversa e seminuda nell'arido deserto del Nevada? Kim Danielle Bryant Hilliott è una normalissima studentessa del secondo anno della Western High School, ha 16 anni e vive con la mamma Sherry e il papà Edward a Banjo Circle, una strada appunto di Las Vegas. A detta di tutti,
Kim è una ragazza molto seria, ha la testa sulle spalle e frequenta la scuola con profitto. Le piace sfoggiare in alcuni casi dei look un po' eccentrici, ma in nessun modo è stata intaccata dallo stile di vita di Sin City, dove chiunque può accedere davvero con estrema facilità a qualsivoglia sostanza e fare le esperienze più eccessive. La last scene di Kim, cioè quando viene vista viva per l'ultima volta, risale a venerdì 26 gennaio, ovvero 24 giorni prima del suo ritrovamento. Vengono scandagliate le ore antecedenti alla sparizione, che di solito sono fondamentali per dipanare la matassa di informazioni che si viene a creare. Si verifica inoltre con chi ha parlato o interagito in qualche modo, sempre in quel lasso di tempo. Emerge che la mattina di quel venerdì funesto la teenager va a scuola normalmente e nulla, proprio nulla, lascia presagire la deviazione improvvisa che prenderà la sua vita. E di conseguenza anche quella di tante altre persone, i suoi cari in primis. In realtà, in quella settimana gli studenti sono alle prese con la Registration Week, cioè si recano a scuola solo per scegliere i corsi di studio del nuovo anno. Sono delle procedure che noi non abbiamo perché l'ordinamento scolastico americano è ovviamente diverso dal nostro. E già alle 10 del mattino, infatti, Kim ha sbrigato tutte le pratiche previste e sta uscendo da scuola. È insieme ad un'amica. Le due attraversano la strada per raggiungere il parcheggio del Dairy Queen, che si trova al 115 di Decatur Boulevard, la strada che corre da nord a sud nella parte occidentale della città e che costeggia il campo da football stesso della scuola. Per chi non lo conoscesse, il Dairy Queen è una delle catene storiche di fast food e gelati molto molto diffusa negli Stati Uniti. In realtà a quell'ora, alle 10 del mattino, il locale è ancora chiuso, ma per i ragazzi è comunque un'abitudine radunarsi nel parcheggio per chiacchierare e insomma passare un po' il tempo, quello che vediamo accadere attorno alle scuole un po' di tutto il mondo. Infatti, quando le due amiche attraversano la strada, già parecchi studenti le hanno precedute. Le ragazze si mescolano per un po' tra i coetanei fino a quando arriva la mamma dell'amica di Kim per accompagnare la figlia a casa. La donna chiede a Kim se anche lei avesse bisogno di un passaggio e la ragazza, per tutta risposta, facendo di attenderla, corre al telefono pubblico che c'è lì sul piazzale e dopo pochi istanti è di ritorno dicendo che no, non aveva bisogno di uno strappo perché di lì a poco sarebbe passato a prenderla il suo ragazzo. L'amica di Kim e la mamma a quel punto se ne vanno e sono le 10:10. Verso le 10:45 arriva effettivamente il ragazzo di Kim, come erano d'accordo, però non la trova, la cerca, chiede un po' qua e là, ma Kim non c'è. E lui pensa molto banalmente a un cambio di programma, a un imprevisto di poco conto, non lo può sapere, ma lui Kim non la rivedrà mai più. Nel frattempo, Sherry, la mamma di Kim, è a casa a Banjo Circle che si prepara per andare a fare shopping con la figlia. Le due infatti hanno deciso di approfittare proprio del fatto che non c'è lezione regolare e che quindi Kim sarebbe tornata presto da scuola e hanno appuntamento per mezzogiorno e mezzo. Ma quando vede che l'orario si avvicina e che la figlia non è ancora tornata, Sherry comincia a innervosirsi, perché lei sa che sua figlia è una ragazza puntualissima, sa che è precisa e anche se i cellulari non ci sono ancora, lei trova sempre il modo di avvisare quando è in ritardo. Razionalmente è consapevole che possa trattarsi di un banalissimo imprevisto, ma qualcosa dentro di lei comincia già a strisciare sotto pelle. E dopo un po' non ce la fa più, esce e la va a cercare. Va nei posti frequentati da Kim, chiede in giro a chi la conosce, ma niente, di lei non c'è traccia. Kim è svanita, volatilizzata. E quando comincia a farsi buio, Sherry chiama la polizia. Gli agenti intervenuti, però, ritengono prematuro ufficializzare la scomparsa della ragazza.
anche perché vengono a sapere che la sera prima c'era stata una discussione proprio tra lei e i genitori, quindi si rafforza in loro la convinzione che si tratti di un allontanamento volontario, l'ennesimo adolescente che fugge da casa, salvo poi rendersi conto delle difficoltà per cavarsela da solo e che se ne ritorna mesto sui propri passi. Però Sherry sa che le cose non stanno così, lei lo sente e conosce sua figlia. Allora contatta alcuni media locali nella speranza che possano o mandare in onda o scrivere un appello affinché si faccia avanti qualcuno in grado di dare delle informazioni utili e di gettare un po' di luce su quella cappa buia che si è venuta a creare. Ma i media, quando sentono che la polizia non ha ancora formalizzato la scomparsa, si rifiutano di intraprendere qualsiasi azione. E in piena notte Kim non è ancora tornata. A quel punto Edward, il padre, dopo aver girato per ore in lungo e in largo per la città, decide di recarsi in un'altra stazione della polizia metropolitana, dove due agenti della sezione giovanile sembrano disposti a valutare seriamente la situazione. Ma una volta a casa della ragazza, chiedono di avere accesso alla sua stanza per cercare qualche indizio utile. E qui si imbattono nel suo diario. A più riprese Kim aveva messo nero su bianco la volontà di fuggire via, e quindi anche questi altri agenti ritengono di dover aspettare prima di far partire tutta la macchina che si mette in moto quando scompare un minore. Io mi chiedo chi non abbia mai fantasticato di fuggire da casa a quell'età, penso sia capitato qualche volta a ognuno di noi. Il fatto che un adolescente lo confidi a un diario, sinceramente, non mi sembra così determinante. Ad ogni modo, i giorni passano senza che di Kim si sappia più nulla e senza che nessuno si attivi ufficialmente per fare qualcosa, fino a quando un uomo consegna lo zaino della studentessa che aveva ritrovato. Questo accade una settimana dopo la sparizione, ma in realtà lui l'aveva raccolto dal ciglio della strada, nel punto esatto dove era stata vista Kim l'ultima volta, lo stesso giorno della scomparsa. Aveva guardato all'interno dello zaino, aveva trovato la patente di guida di Kim e aveva telefonato a casa Bryant per avvisare del ritrovamento, solo che nessuno aveva risposto. Lui si era ripromesso di provare successivamente, poi se n'era semplicemente dimenticato fino a quel giorno quando lo restituisce. Ovviamente non sapeva che c'era di mezzo la sparizione di un adolescente. La polizia, che ritiene molto improbabile che una teenager se ne vada volontariamente senza il proprio zainetto, decide, finalmente, dico io, di ufficializzare la scomparsa di Kim. Ma nonostante questo e nonostante le disperate richieste della madre, il giorno dopo, il 3 febbraio, esce solo un piccolo trafiletto in seconda pagina di un giornale locale. E fino a quando Alan Jones non guarderà dentro a quell'affossamento 17 giorni più tardi di Kim, comunque non si saprà più nulla. Torniamo quindi a Kim. Dai rilievi esterni effettuati sul corpo della ragazza si evince che è stata colpita probabilmente con delle pietre e che ha sostenuto una strenua lotta per sopravvivere, mentre l'esame autoptico, immediatamente schedulato, rivela che la ragazza ha subito un'aggressione sessuale. Ma soprattutto rivela che 4 giorni dopo il rapimento Kim era ancora viva. Ora immaginate la madre che in quelle ore urlava la sua disperazione e pregava le forze dell'ordine e i media affinché l'ascoltassero e facessero qualcosa. E ora si scopre che la sua bambina era ancora viva e che forse poteva anche essere salvata, chi lo sa, non lo sapremo mai. I media, prima tiepidi e indecisi, una volta trovato il corpo, si buttano sulla notizia come un banco di squali su di un tonno ferito e ai funerali di Kim partecipa una marea di persone. Anche l'ex governatore del Nevada, Mike O'Callaghan, durante la funzione fa un intervento decantando le doti della ragazza scomparsa. Insomma, mentre Kim viene sepolta al Palm Memorial Park, tutti si affannano per avere un posto in prima fila in quella tragica vicenda e forse per cercare di riparare, almeno parzialmente, alla defaillance iniziale, gli investigatori dell'omicidio si mettono al lavoro di gran lena a caccia di testimoni e tracce utili. Si aprono diverse piste, i mitomani si mettono all'opera come da copione e al punto che gli investigatori
arrivano fino in Michigan per sentire un uomo che sosteneva di aver assistito all'omicidio, salvo poi scoprire che ne aveva semplicemente sentito parlare. Poi qualcuno tira in ballo una Jeep sospetta, che però viene ben presto rintracciata e gli occupanti hanno alibi più che solidi, quindi escono velocemente dalle indagini. Insomma, dopo un inizio frenetico e intenso, le piste cominciano a scarseggiare e le attività degli investigatori cominciano a scemare, complice tra l'altro un picco anomalo di omicidi nell'area metropolitana di Las Vegas. Giusto per darvi un parametro, nei primi 2 mesi e mezzo dell'anno precedente, quindi il 78, c'erano state 14 morti violente contro le 25 dello stesso anno, dello stesso periodo del 1979. Pensate che la squadra omicidi conta solo 9 uomini e sono costretti a dare la precedenza di volta in volta, ovviamente a un nuovo caso, perché le scene del crimine vanno analizzate quando sono fresche. E comunque le prime ore sono fondamentali, quindi ogni volta un caso nuovo scalzava in ordine di importanza quello precedente, e così la ricerca del carnefice di Kim passa in secondo piano. Resta l'incredulità diffusa rispetto al fatto che una ragazza sia stata portata via in pieno giorno, in un parcheggio pieno di studenti e a fianco a una strada veramente tanto trafficata qual è la Decatur Boulevard, senza che nessuno avesse visto nulla, senza che nessuno avesse una spiegazione. E nonostante le insistenze, ovviamente, da parte della famiglia di Kim, le indagini arrancano per mesi per mancanza sia di piste ma anche di tempo, come appunto appena spiegato, fino a quando arriva nuova linfa alle indagini, grazie a due compagni di classe di Kim, che dopo aver letto un articolo su un giornale locale che riferiva dell'avanzamento delle indagini, si ricordano di qualcosa. Questo accade ad agosto del 79, quindi circa 7-8 mesi dopo i fatti. I due riferiscono che uno dei giorni della Registration Week, due uomini avevano avvicinato alcune studentesse nel parcheggio del Dairy Queen, proponendo loro l'acquisto di gioielli, gioielli che poi nel baule della macchina non c'erano, quindi sostanzialmente le stavano importunando. Quando le ragazze, per tutta risposta, li avevano mandati a quel paese, i due avevano ribadito con qualche oscenità e poi si erano infilati nella Decatur Boulevard, dileguandosi poi nel traffico. Tra quelle ragazze c'era anche Kim. I due testimoni vengono sentiti separatamente e sono piuttosto precisi e concordi sia sull'auto, che era una Chevrolet del 55-57 con alcune cromature particolari e targata Nevada, sia sugli occupanti. Il passeggero viene descritto sui 18-19 anni, biondo e con gli occhi cadenti. L'autista un po' più grande, castano e coi baffi. Tenete a mente la descrizione soprattutto del primo, del quale viene anche rilasciato un identikit e affidato ai media. In commissariato arrivano moltissime telefonate di persone che credono di riconoscere il volto del disegno, ma ancora una volta è solo paglia quella che brucia perché non viene rintracciato nessuno che corrisponda all'identikit e che possa essere in qualche modo coinvolto nel crimine. E così il caso di Kim Bryant si avvia tristemente verso la classificazione di Cold Case. Siamo alla fine del 1979. Ma ancora una volta le indagini, che sembrano ormai spente, si riaprono inaspettatamente perché nell'aprile del 1980 si presenta in tribunale per rispondere dell'accusa di omicidio volontario tale Ronnie Lee Fain, che sì, si dichiara colpevole, propone però per voce del suo avvocato Tom Pitaro un patteggiamento, ovvero la derubricazione dell'accusa a omicidio di secondo grado, che prevede pene più lievi, e in cambio, di informazioni sulla morte di Kim Bryant, che secondo lui avrebbero permesso agli inquirenti di chiudere il caso. Ronnie Lee Fain non si può certo ritenere un tipo affidabile. Ha 24 anni nel 78, quando si trasferisce dalla California a Las Vegas e ha già passato buona parte della sua vita dietro le sbarre. Ma nonostante questo, gli inquirenti decidono di ascoltare che cosa ha da dire.
Egli dichiara che a gennaio del 1979, quindi oltre un anno prima di quando fa questo racconto, aveva in programma un pomeriggio di bisbocce con un paio di compari, Hulk e the Worm, il verme, i soprannomi di costoro, giusto per darvi il tenore dei personaggi, e che questi due si erano presentati con una terza persona che Fane non conosceva, non aveva mai visto prima. Questa persona era Bobby G. Thomas, che sarebbe diventato di lì a poche ore la sua vittima. Ed è il caso che parliamo un po' di questo Bobby Thomas, un altro bel personaggio che gravita intorno a questa bruttissima storia. Egli scompare il giorno prima di Kim e viene trovato anche lui morto circa un mese dopo nel deserto, ucciso da 36 coltellate, una delle quali esattamente dentro un occhio. Ha 37 anni all'epoca della morte ed è anche lui originario della California e si è stabilito a Las Vegas da circa una ventina d'anni. Definirlo un losco figuro è senza dubbio un eufemismo. Vi traccio alcune delle sue gesta perché torneranno poi utili per capire il resto delle indagini su Kim. Appena arriva a Las Vegas, aggredisce una ventenne, Christine McKinney, mentre alle 10 di sera stava cercando di far ripartire la propria auto che si era fermata lungo la Las Vegas Boulevard. La ragazza riesce a sfuggirgli e lo fa anche arrestare e viene condannato, ma una volta fuori, circa un paio d'anni dopo, rimane coinvolto in un caso davvero orribile. Una notte lui e sua moglie Mary ospitano i tre fratellini di lei, molto più giovani per età, tra i quali c'è anche la 14enne Helen. Il mattino dopo, quando la madre dei ragazzini, quindi la suocera di Thomas, viene a riprendersi i figli, Helen non scende dalla camera da letto e quando gli adulti salgono, per vedere come mai, la trovano esanime sul letto e subito Thomas si affretta a far notare le boccette vuote di psicofarmaci che ci sono sul comodino perché lui vorrebbe far credere che si sia trattato di un incidente o comunque che la ragazzina abbia assunto autonomamente le sostanze psicotrope. Ma poi dall'autopsia emerge una verità devastante perché Helen è stata violentata prima di morire. Thomas viene arrestato e patteggia, pensate, soltanto 10 anni, che tra l'altro nemmeno sconterà per intero perché verrà rilasciato sulla parola prima della scadenza dei 10 anni. E poco consola, sapere che lo attende una brutta fine di lì a breve. Torniamo quindi al racconto del suo giustiziere. Come si diceva, dopo aver recuperato i due compari, Hulk e The Worm, ricordate, e questa nuova conoscenza, Thomas, i quattro passano la giornata, parte della giornata, a Mount Charleston a bere e a fare chissà che altro, aggiungo io. Dopodiché fanno ritorno verso Las Vegas. Sono tutti nell'auto di Fane. Hulk e The Worm vengono accompagnati a casa e così restano solo in macchina, soli in macchina, Ronnie, Fane e Bobby Thomas, quindi carnefice e vittima. Quest'ultimo, sempre secondo il racconto di Fane, inizia a vantarsi di aver ucciso e violentato una ragazza il giorno prima. Fane a quel punto sarebbe entrato in casa per prendere un coltello e ammazzare il compare appena conosciuto in quello che lui stesso definisce un delitto d'onore. Dopodiché avrebbe scaricato il corpo nei pressi della Hoover Dam, dove effettivamente verrà ritrovato. Seppur perplessi, gli inquirenti decidono di sottoporre Fane al poligrafo. Il risultato della macchina della verità non è ammesso come prova in tribunale in quanto potenzialmente fallace, ma viene comunque usato regolarmente dagli investigatori americani per farsi un'idea del quadro emotivo dell'esaminato che può comunque veicolare delle informazioni utili. Fane supera ben due test della verità. E non solo, perché è anche in grado di dire la marca di birra della bottiglia trovata vicino al corpo di Kim, che è tra l'altro la stessa che beveva Bobby Thomas. Questo dettaglio non era stato reso noto dai media. Ma anche se finalmente si materializza una potenziale verità sulla fine di Kim e sarebbe facile da parte degli inquirenti chiudere il caso
con un colpevole praticamente servito su un piatto d'argento, peraltro già morto, così da non poter nemmeno sentire la sua versione, Bob Hilliard, che è a capo delle indagini, non è per niente convinto che le cose siano andate davvero così. Le perplessità gli derivano in primis dall'intuito e dall'esperienza, ma anche dal fatto che un testimone ritenuto da lui molto attendibile escludeva che Kim fosse stata rapita con la Jeep di Thomas. Questo testimone non si era fatto avanti subito, anche lui, come i due compagni di classe di Kim, solo dopo aver letto l'articolo sul giornale mesi dopo il ritrovamento della ragazza, si era fatto avanti raccontando quello che aveva visto. Lui era stato convinto all'epoca di aver assistito a uno scherzo tra liceali, tra ragazzi. Solo dopo aveva compreso di aver assistito, senza saperlo, al rapimento di Kim. E l'auto su cui era stata fatta salire a forza non era una Jeep. Tra l'altro si fa anche viva una donna, riportando che lo stesso giorno della sparizione di Kim era stata aggredita proprio da Thomas, che però aveva, come dire, fatto cilecca, si era scusato con lei e l'aveva lasciata andare senza farle altro. Lei a quel punto aveva ritenuto di non doverlo denunciare. Non era questo propriamente un alibi, ma sicuramente un'ombra sulla versione raccontata da Fane. E confortato da questi elementi, Hilliard analizza anche meglio i risultati del test del poligrafo, va bene a fondo nel dettaglio e scopre che sì, Fane era stato sincero, però i segmenti presentati dalla difesa erano degli elementi scollegati tra loro, perché Fane era sì stato sincero quando aveva risposto che lui era completamente estraneo alla morte di Kim. Ed era stato sincero anche quando aveva riferito che Thomas aveva parlottato tra i fumi dell'alcol dell'aggressione a una donna, solo che quella donna non era Kim. Hilliard ritiene infatti che il malvivente facesse riferimento a un altro episodio, quello di cui vi ho parlato prima, avvenuto molto tempo prima e per il quale era anche stato in galera, solo che faceva fatica a posizionarlo nell'asse del tempo a causa delle abbondanti bevute delle ore precedenti. Tom Pitaro, l'avvocato di Fane che aveva proposto il patteggiamento, è costretto alla fine ad ammettere che era stato lui a fare il nome di Kim Bryant durante il primo colloquio con il suo assistito, perché Fane, nel suo racconto, si era limitato a parlare esclusivamente di una generica ragazza. Lui addirittura il nome di Kim Bryant non l'aveva nemmeno mai sentito. E anche quell'unico dettaglio che dava forza alla versione di Fane, ovvero la marca della birra, svanisce quando ulteriori analisi stabiliscono che quella bottiglia in realtà era stata abbandonata molto tempo prima della morte di Kim e che quindi era sostanzialmente estranea alla scena del crimine. Insomma, personale opinione questa, c'è stato uno scorretto tentativo di sfruttare coincidenze, mezze verità per manipolare tutta la questione e trarne dei benefici in termini di pena e di carriera. E così, comunque, anche l'ennesima pista finisce in un nulla di fatto, mentre il tempo passa e i genitori di Kim, e nel frattempo se ne sono anche andati da Las Vegas e come dargli torto, cercano di rassegnarsi alla perdita della loro figlia, non solo, cercano di rassegnarsi al fatto che l'assassino circoli libero e si stia facendo serenamente la sua vita. Immaginate che strazio, se è possibile immaginarlo. Ma se pensate che i colpi di scena siano finiti, vi sbagliate, perché alla fine del 1980, quindi quasi 2 anni dopo i fatti, nel mirino degli inquirenti finisce un altro individuo. Non mi dilungo troppo sulle sue imprese perché sarebbe davvero necessario dedicargli, si fa per dire ovviamente, un video intero. Anzi, se questa sorta di spin-off fosse di vostro interesse, magari me lo scrivete nei commenti, mi documento meglio e vi porto anche la sua storia. Passato agli onori della cronaca con il soprannome de Il Camaleonte, costui viveva a Las Vegas dal 1977 e dietro un'onorabile facciata di marito e padre devoto, nonché di lavoratore indefesso nel campo dell'edilizia, nascondeva un orrendo segreto.
È il 15 dicembre del 1980, quando il capo delle indagini, Bob Hilliard, sempre lui, riceve una telefonata da un suo omologo di St. George, nello stato dello Utah. Costui riferisce di essere finalmente risalito all'identità di due ragazze che erano state ritrovate morte nella sua giurisdizione e stabilisce dopo 6 mesi che queste ragazze erano scomparse misteriosamente da Las Vegas. Una di queste, Cheryl Daniel, di 19 anni, era sparita appunto 6 mesi prima dal piazzale di un supermercato mentre il fidanzato era dentro per comprare alcune cose. Qualcuno avrebbe riferito di averla vista salire su un arancero marrone. Tenete presente questo dettaglio per dopo. Il poliziotto dello Utah dice a Hilliard che vicino al corpo di una delle due è stato trovato un documento di tal Robert Generoso, uno dei nomi, si scoprirà poi, utilizzati proprio dal camaleonte. Hilliard nota immediatamente le analogie col caso Bryant e si precipita a casa di Generoso. Scopre però che lui si è già dato la macchia, ma quello che emergerà su Steven Peter Morin, perché questo è il vero nome del camaleonte, andrà oltre i peggiori sospetti. Come vi dicevo prima, non mi addentro qui nella sfilza di misfatti da lui perpetrati. Ma vi basti sapere che per certo gli sono state addebitate 4 morti violente, 2 delle quali avvenute nello stato del Texas, sufficienti quindi a garantirgli la pena capitale che poi verrà messa in atto a mezzo di iniezione letale il 13 marzo del 1985, quando il camaleonte aveva compiuto da poco 34 anni. Ma gli omicidi che si sospettano siano riferibili a Morin, in realtà, pensate, sono più di 40, messi in atto in 10 stati americani tra il 1969 e il 1981, quando viene finalmente arrestato. Ma quali sono gli elementi che fanno pensare che sia lui l'autore dell'uccisione anche di Kim Bryant, oltre a un modus operandi ricorrente? Il primo è una cintura di macramè che viene ritrovata in un magazzino affittato dallo stesso Morin e molto simile a quella che indossava Kim il giorno della scomparsa e che mancava dalla scena del crimine. Non solo, Silvia, l'ex moglie di Morin, racconta di un accendino d'oro che il marito le avrebbe regalato una sera e i genitori di Kim confermarono che anche Kim girava con appunto un accendino d'oro rotto. Di più, salta fuori che Kim, anche questo riferito dai genitori, poco prima della scomparsa aveva conosciuto un certo Joe, descritto dall'aspetto italiano, come lo era il camaleonte, e che diceva di avere 24 anni, anche se ne dimostrava di più. I due, Kim e questo Joe, una sera si erano visti alla pista di pattinaggio al Playland Skating Rink. Solo che a un certo punto Kim aveva fermato un suo ex boyfriend che era lì per conto suo, stava pattinando per conto suo, e gli aveva chiesto di riaccompagnarla a casa perché il tizio con cui era venuta era improvvisamente diventato aggressivo e lei si sentiva molto a disagio. I due salgono in macchina e mentre percorrono la strada che li separa dalla pista di pattinaggio a casa di Kim, vengono inseguiti per un tratto da un arancero rosso scuro, tra l'altro condotta in modo molto pericoloso. Vi ricordate della ragazza scomparsa dal piazzale del supermercato? Bene. Morin a quel tempo possedeva proprio un arancero e l'ex di Kim successivamente lo identificherà come Joe in una foto segnaletica. Il camaleonte viene arrestato, tra l'altro in modo piuttosto rocambolesco, e giudicato colpevole, come si diceva, di 4 morti violente, ma ovviamente non ancora quella di Kim, altri casi per i quali c'era la certezza del suo coinvolgimento. A quel punto Hilliard, sempre il capo delle indagini, si reca nel braccio della morte in Texas, dove Morin è detenuto, per avere risposte certe sul suo coinvolgimento anche nella morte di Kim. Ma il criminale, pur non avendo nulla da perdere, si rifiuta di rilasciare qualsiasi commento relativo al periodo trascorso a Las Vegas.
E quindi le tante prove che vi ho elencato prima vengono ritenute comunque circostanziali e non sufficienti per procedere con un'incriminazione ufficiale nei confronti di Steven Peter Morin in relazione ai fatti occorsi a Ken Bryant. E anche se è sentimento diffuso che sia lui il responsabile, nulla lo conferma in modo definitivo. Anche la mamma di Kim dichiarerà sì la sua felicità per l'arresto di Morin. Ma lei voleva risposte certe, voleva sapere davvero se era stato lui a strapparle la figlia o meno. E così il caso ripiomba nuovamente nei cold case e per 4 decenni rimane ufficialmente aperto fino a quando arriva la svolta definitiva. Perché ben 42 anni dopo, il 29 novembre del 2021, quindi siamo ai giorni nostri, il tenente della Polizia Metropolitana di Las Vegas, Raymond Spencer, tiene una conferenza stampa durante la quale annuncia ufficialmente che l'assassino di Kim Bryant è stato finalmente identificato. All'epoca dei fatti era stato raccolto e catalogato un campione di liquido seminale trovato sul corpo della povera Kim, ma allora non era stato possibile farne un granché. Nel 2008 era stato fatto un primo tentativo che però non era andato a buon fine e poi, come spiegato dalla responsabile del laboratorio, Kimberly Murga, avevano riprovato a gennaio del 2021 usando altri elementi di prova e finalmente, grazie alla tecnica della genealogia genetica, è uscito un nome. La genealogia genetica è quella tecnica vista usare in Italia nel caso di Yara Gambirasio, che permette di risalire al portatore di un profilo genetico anche se non è presente in banca dati, perché attraverso algoritmi e calcoli biostatistici, è possibile stabilire la parentela anche di secondo e di terzo grado tra due soggetti. Così, avendo accesso a un numero sufficientemente ampio di campioni di DNA forniti su base volontaria, si può risalire al portatore del primo campione e così è stato. L'assassino di Kim ha finalmente un nome. Siete pronti? Si tratta di Johnny Blake Peterson, un 19enne all'epoca dei fatti, mai entrato nell'indagine per l'adolescente uccisa. Revealed that Johnny Blake Peterson was the person who kidnapped, sexually assaulted, and murdered Kim Bryant. I'm now going to read. Peterson aveva frequentato la stessa scuola di Kim, ma in periodi diversi, ed è impossibile sapere se i due avessero interagito prima di quel maledetto giorno del 1979. Nel 1980 poi Peterson verrà arrestato per violenza sessuale, ma il caso sarà anche archiviato. La cosa più incredibile, però, perché i colpi di scena non sono finiti qua, è che dopo essere stato identificato come l'assassino di Kim, si scoprirà che c'era sempre lui dietro la morte anche di un'altra ragazza, una giovane donna che abitava a Las Vegas, studiava fuori sede, però era tornata a casa per le vacanze di Natale, di fine anno. Aveva 22 anni e si chiamava Diane Anson. Un pomeriggio del dicembre del 1983 esce per andare a fare jogging e non torna più a casa. Il suo corpo verrà ritrovato non lontano dal luogo dove era stata ritrovata Kim. E vi ricordate dell'identikit diffuso dopo la testimonianza dei due compagni di scuola riferito a uno degli occupanti della Chevrolet? Beh, la somiglianza, lo vedete, è evidente, anche se nessuno ha mai potuto confermare che effettivamente dentro a quell'auto ci fosse proprio Peterson. La nota amara è che Johnny Peterson è morto il 20 gennaio del 1993, quindi facendo due conti, ha smesso di vivere quando aveva circa 33 anni. Ha schivato dunque la giustizia terrena, ora chissà se ne sta affrontando una di un altro tipo, molto più severa. Ancora più triste è sapere che Sherry, la mamma di Kim, non ha fatto in tempo a sapere chi fosse l'assassino della figlia, perché lei se n'è andata a giugno del 2020, poco prima dell'annuncio di Spencer. Per quanto riguarda invece Edward, il padre di Kim, ci sono degli elementi contrastanti, perché secondo una fonte,
Lui sarebbe morto nel 1997 a soli 55 anni, ma Spencer, il detective che annuncia in diretta la scoperta dell'assassino, l'identificazione dell'assassino di Kim, subito dopo legge anche una nota di ringraziamento da parte proprio di Edward. I'm now going to read a statement from Edward Elliott, who is Kim's father. On behalf of my family, I would like to thank the LVMPD and investigator Terry Miller and all the investigators who have worked on this case over the past 42 years. I would also like to thank Justin Wu for putting up the money which helped make today's announcement possible. Kim was a beautiful girl with a bright future. And it makes me happy that something is being done to help solve cases such as hers. Io non lo so a questo punto come stiano davvero le cose, spero tanto che sia vivo e che abbia avuto almeno lui modo di scoprire chi fosse stato a portarle via la figlia. Magra consolazione, ma un atto assolutamente dovuto. Il video finisce qui, vi ringrazio per essere stati con me e spero di ritrovarvi anche al prossimo video. Ciao e grazie.